L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono in podcast, in archivio anche l'edizione 2023 della New York Marathon, che ha visto alla femminile una splendida vittoria di Hellen Obiri, che ha avuto la meglio sulla etiope Gidey, terza la vincitrice dello scorso anno, la keniana Sharon Lokedi. Hellen Obiri ha vinto in 2 ore 27 e 23, veramente avvincente il finale che sembrava quasi da pista. Grandissima gara al maschile, dove veramente dopo diversi anni viene stabilito il nuovo record della corsa, e lo fa l'etiope Tamirat Tola, che vince in 2:04:58 sul keniano Albert Korir, terzo posto per l'altro etiope Shura Kitata. Azzurro in gara è stato bravo Ilias Sawani, settimo posto, primatista italiano, lo ricordiamo. Ilias ha corso in 2:10:54, le sue condizioni di forma non erano eccellenti, sappiamo anche che al di là di questo c'era il difficile ultimo periodo in cui c'è stato il passaggio, il cambio di coach da Massimo Magnani, che lo ha seguito sinora, a Giuseppe Giambrone. E ai nostri microfoni abbiamo proprio Ilias Sawani, che ci spiega in modo molto chiaro, come sempre, che gara è stata la sua, insomma una ripartenza per Ilias Sawani. Ma ascoltiamolo. Ciao Giovanni, sì, insomma è stata una gara positiva, sono molto contento sia per la prestazione in sé sia per il fatto che è stata fatta in condizioni non ideali, in un periodo molto complicato, sia per l'infortunio sia per il cambio tecnico, quindi è un risultato di prestigio che vale tanto nel complesso proprio. È una gara che insomma ho affrontato non essendo al miglior stato di forma, però averla saputa gestire ha fatto la differenza. Gestendola in maniera matura e intelligente mi ha consentito comunque di arrivare al trentesimo pronto per gareggiare. Però probabilmente il fatto di non aver insomma allenato tanto la tenuta in questo blocco, in quest'ultimo blocco, è stato uno dei fattori sicuramente che mi ha portato ad avere tanti crampi a partire dal 35esimo. Quando ti prendono i crampi, purtroppo ti senti molto limitato nell'azione di corsa, per cui nel momento in cui cercavo di fare un'azione per staccare gli altri, perché organicamente stavo molto bene, nel momento in cui facevo questa azione i crampi mi bloccavano, quindi dovevo frenarmi e preoccuparmi di correre in maniera tale da non far partire il crampo. Però la situazione era così ingestibile che addirittura negli ultimi 4 chilometri, negli ultimi 4-5 chilometri mi sono dovuto fermare 3 volte per fare stretching e poi ripartire con calma. Quindi sono molto contento, veramente molto contento, e c'è sempre quel minimo di rammarico dovuto a questa situazione che non potevo controllare e che, se non avessi avuto sicuramente un paio di posizioni, le avrei tolte. Grazie Ilias, ti aspettiamo naturalmente in un'altra grande gara. Buon rientro al Tuscany Camp di Giuseppe Giambrone, buon lavoro. Io vi ringrazio del cortese ascolto e vi rimando al prossimo podcast. L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. L'approfondimento dell'attualità.